L'itinerario del gusto di via Baldassini è dedicato al re della tavola. Sotto gli arconi del Palazzo dei Consoli, 7 espositori mettono in vetrine i tartufi freschi e i suoi derivati. Per la nostra fortuna questo anno è un anno molto ricco, il tartufo c'è, la gente è contenta perché il prezzo è molto accessibile, partono da 60 euro a letto arrivando a 1.500-2.000 i pezzi più importanti. Si trova tanto tartufo e adesso è anche ottimo sia come profumo che come sapore, insomma. Quindi si vende bene perché fa piacere, anche perché la gente lo apprezza e si può vendere, dai. Un'annata abbastanza buona, sembra che ci sia abbastanza tartufo. Rispetto agli altri anni i prezzi sono molto molto più bassi, si parte da 500 euro a salire, 500 euro al chilo, mentre l'anno scorso era un minimo di 1.500-2.000 euro a salire. Tartufo quest'anno ce n'è molto, è di ottima qualità, insomma ecco, per ora c'è, speriamo anche per il Natale. Quest'anno è una delle annate migliori perché c'è molto tanto tartufo. Buona raccolta, buon prodotto, prezzi diciamo medio-bassi. Come sta andando? Ma guardi, è meraviglioso, ogni anno c'è una sorpresa, diciamo, no? Perché giustamente quest'anno c'è anche più prodotto fresco, praticamente sia il nero, anche il tartufo bianco, quindi Tubel Magnatum Pico, il famoso re della tavola. E giustamente anche i clienti sanno apprezzare sia il fresco ma anche i derivati. C'è un sacco di gente, tanti stranieri, speriamo bene. Cosa predilige la gente, il bianco o lo scorsone? Assolutamente il bianco. Sono i 3 mesi diciamo che si lavora di più per la nostra attività, e incentrata diciamo sul tartufo bianco, che è quello che la gente cerca diciamo un po' tutti i periodi dell'anno. In annate come queste sicuramente, dove il prezzo è accessibile a tutti, preferiscono magari prendere il tartufino anziché la cremina. Logicamente c'è più soddisfazione fare una scaglietta di tartufo sopra la tagliatella. Sono andati molto quest'anno, ci sono un sacco di prodotti, anche il miele, le salse tartufate, gli oli tartufati, vanno molto anche questi. Si vende più prodotto fresco perché giustamente il prezzo è sceso, quindi la gente diciamo arriva a mangiare bene il tartufo con pochi euro. La fiera va abbastanza bene, solo ecco, c'è da tenere conto del tempo, della crisi e del posto appunto nuovo rispetto agli altri anni, che è stata spostata in tutta un'altra zona e quindi la gente magari non lo ritrova facilmente. E qui giustamente siamo diciamo nelle mani del Medioevo, no? E quindi abbina bene con i prodotti che noi trattiamo, ma anche sui tendoni non era una cosa fatta male, anzi la gente piace comunque, quindi penso che poi una volta che viene a Gubbio, voglio dire, Gubbio è tutta meravigliosa.